Ciao, sono Serena Capodicasa, sono una compagna di Sinistra Classe Rivoluzione e l'intervento di oggi sul nostro canale YouTube è dedicato ad un tema che è stato molto dibattuto negli ultimi anni, ovvero se esiste o meno un'onda nera reazionaria, un'avanzata delle destre in Europa, sulla base della crescita che hanno avuto diversi partiti di destra in molti paesi. Per citarne alcuni, pensiamo all'AfD in Germania, al Front National che poi ha cambiato nome, era Rassemblement National in Francia, a Vox in Spagna, ma anche qui in Italia la Lega di Salvini è riuscita ad imporsi come primo partito quando fino a pochi anni fa non era neanche un partito con una copertura nazionale. Si tratta di partiti che pur nelle specificità nazionali hanno molti punti in comune, in particolare delle posizioni estremamente reazionarie, razziste, xenofobe, maschiliste, oscurantiste, omofobe, quanto di più reazionario si possa immaginare. E, però hanno anche delle tinte demagogiche di slogan rivolti contro le elite economiche, contro i vincoli e l'austerità dell'Unione Europea, contro i poteri forti. Alla domanda appunto con cui apriamo questo video, cioè se esiste effettivamente un'onda nera che avanza, in molti nei dibattiti a sinistra hanno dato una risposta nettamente affermativa, addirittura a volte parlando di minaccia fascista. Noi riteniamo appunto che questa risposta sia una risposta sbagliata. E tra l'altro oggi con la precipitazione che si è avuta con l'emergenza coronavirus, li vediamo questi partiti in una situazione molto, molto diversa, li vediamo in difficoltà sulla difensiva. Basti pensare un po' appunto a quello che hanno detto nelle ultime settimane. La Le Pen, per esempio, la ricerca del fantomatico laboratorio da cui sarebbe stato diffuso il virus. La Meloni che invoca sussidi per tutti e subito a pioggia. Salvini che cambia idea in continuazione sulla questione del blocco per arrivare a ridosso di Pasqua a richiedere l'apertura delle chiese. Insomma, li abbiamo visti un po' appunto in difficoltà. E se vogliamo, abbiamo anche visto che in realtà tutte le campagne contro gli immigrati, le campagne razziste con cui appunto hanno portato avanti le loro battaglie, le loro campagne nell'ultimo periodo, prima appunto dell'emergenza, sono state completamente messe da parte. E se vogliamo, già questo è una risposta a quanto effettivamente la loro influenza, a quanto sia profonda la loro presa nella società. La situazione di oggi ci fa vedere in qualche modo in controluce come in realtà il consenso, anche importante, che hanno potuto ottenere in diverse tornate elettorali, in realtà non fosse dovuto, in particolare quando questo veniva da settori popolari, di piccola borghesia, anche di parte dei lavoratori, non fosse dovuto tanto ad una adesione convinta e solida alla loro ideologia razzista, ma che spesso quello che più faceva presa erano le loro posizioni demagogiche contro l'establishment, contro l'elite, contro l'Unione Europea. Posizioni che spesso hanno spostato questi settori però verso invece un voto a sinistra. In realtà la crescita di questi partiti in parte ha rappresentato un lato di un processo molto più ampio che si è avuto in particolare dopo la crisi del 2008, in cui abbiamo visto il crollo dei sistemi politici che si erano stabilizzati in qualche modo per anni, il crollo dei partiti che tradizionalmente avevano portato avanti le politiche delle classi dominanti e una polarizzazione agli estremi, sia a destra però che anche a sinistra.
Che cosa vuol dire polarizzazione? Ci sono alcuni esempi che ce lo fanno vedere molto bene. Per esempio, in Inghilterra, nel Regno Unito, abbiamo visto come tutto il dibattito e la vittoria per uscire dall'Unione Europea, la vittoria della Brexit, sia stata completamente egemonizzata da posizioni reazionarie e razziste. Ma parallelamente abbiamo anche visto come ci sia stata una crescita e un afflusso di giovani all'interno del Labour Party, nella misura in cui questo si è spostato nettamente a sinistra con la segreteria di Jeremy Corbyn. E questo appunto sono i due lati, i due aspetti di un processo di diffusione nella società, di un sentimento di rabbia, di frustrazione, di rifiuto del sistema costituito che appunto ha trovato queste due forme di espressione molto, molto diverse tra loro. Un altro esempio di polarizzazione: in Spagna ha fatto molto scalpore il risultato che ha avuto il partito Vox nelle ultime elezioni, un partito apertamente reazionario, cioè che proprio rivendica la tradizione franchista. Ma anche qui, se si vanno a vedere i sondaggi e le intenzioni di voto, si vede come la crescita che Vox ha avuto una importante accelerazione nei giorni in cui è ripresa la lotta indipendentista in Catalogna, quando sono state emesse le sentenze, le condanne contro i dirigenti nel movimento nazionalista, e è ripresa la mobilitazione nel paese catalano. E questo ha fatto sì che i settori più reazionari e spagnolisti della società spagnola, nella misura in cui hanno valutato che il Partito Popolare e Ciudadanos, che erano i partiti che si erano candidati a appunto difendere l'unità dello Stato centrale spagnolo, non erano risultati all'altezza di questo, quindi a mantenere soffocato il movimento indipendentista, allora questi settori si sono rivolti appunto ad una versione più radicale, e quindi a Vox. Ma non c'è stata una crescita della destra nel suo insieme, ma più che altro uno spostamento degli equilibri tra i partiti della destra. La cosa comunque importante da rimarcare è che quando questi partiti di destra riescono a raccogliere le simpatie anche da parte di settori popolari, appunto, queste non sono tanto spinte da un'adesione ideologica, ma da una ricerca di una via d'uscita alla situazione a cui li ha costretti la crisi, e questa via d'uscita può essere cercata anche nella direzione opposta. Faccio un esempio che va oltreoceano, però rende bene l'idea di quello che voglio dire. Oggi Sanders, per la seconda volta, è capitolato di fronte al candidato scelto, insomma, preferito dai capitalisti americani, e nei sondaggi che vennero fatti dopo la vittoria di Trump nelle precedenti elezioni venne fuori come molti elettori che avevano votato per Trump in realtà avrebbero votato per Bernie Sanders se avessero avuto questa possibilità al momento appunto del voto. E quindi qui proprio si vede come questa polarizzazione è un processo molto molto dinamico, e che quando ci sono dei punti di riferimento a sinistra possono raccogliere anche tutta una serie di consenso che altrimenti si rivolgerebbe a destra, alla ricerca disperata di una via di uscita da una situazione di crisi che appunto pare non avere via d'uscita. Quindi dobbiamo stare attenti quando si fanno dei paragoni con il fascismo, e dobbiamo avere un approccio molto serio e scientifico rispetto all'uso di queste categorie.
Come sinistra classe rivoluzione, tra l'altro la nostra ultima pubblicazione della rivista teorica Falce e Martello è proprio dedicata a questi temi e quindi affronta nello specifico in quali condizioni, in particolare in Italia, è stato possibile per il fascismo prendere il potere. Qui dirò brevemente due aspetti che sono stati fondamentali in Italia, ma anche in Germania per l'avvento al potere del nazismo. E c'è da un lato una mobilitazione di massa della piccola borghesia che è stata rivolta a distruggere completamente qualsiasi forma di organizzazione indipendente del movimento operaio, cioè le azioni squadristiche rivolte contro tutte le sedi sindacali, le sedi dei partiti operai, le case del popolo, i circoli ricreativi e quant'altro. E in secondo luogo il fatto che questo è stato possibile dopo che la classe operaia aveva subito una sconfitta epocale, cioè dopo che si era trovata ad un passo dal prendere il potere nelle sue mani e che questo gli era scivolato via. Questo è successo appunto in Italia dopo il Biennio Rosso, in cui la classe operaia appunto si è trovata ad avere il potere nelle sue mani a controllare le fabbriche e poi appunto per il tradimento dei partiti, dei suoi partiti di riferimento, del Partito Socialista e anche del sindacato si è ritrovata appunto con un nulla di fatto. E questo è successo anche in Germania, dove più occasioni rivoluzionarie si sono succedute nel 18 e poi nel 23, e anche qui, non avendo portato a termine questi processi con la presa del potere, la classe si è ritrovata completamente passivizzata di fronte poi all'offensiva del nazismo. Quindi è importante avere chiari questi aspetti che hanno reso possibile, appunto in altre epoche, l'avvento al potere del fascismo per poter capire le differenze con la situazione attuale. È vero che dopo l'emergenza coronavirus abbiamo visto portare avanti da diversi governi, man mano che il contagio si è diffuso, delle politiche che in termini marxisti hanno dei tratti cosiddetti bonapartisti, cioè delle restrizioni, delle misure, delle libertà personali. Vediamo che si governa per decreto, che i parlamenti fanno fatica a riunirsi. In più commenti ho letto appunto che in realtà le politiche dei partiti di destra in realtà le stanno portando avanti direttamente i governi anche dove questi partiti appunto sono all'opposizione. Ma se vogliamo vederla fino in fondo, questo è vero in parte, sicuramente è vero per quanto riguarda le politiche economiche, perché vediamo come le misure protezionistiche che appunto sul programma economico sono ricorrenti appunto nelle piattaforme di questi partiti, oggi sono di fatto all'ordine del giorno e fanno parte appunto dei programmi di tutti i partiti che vogliono in qualche modo difendere gli interessi delle proprie borghesie nazionali. Però appunto se vedere un'avanzata, un'offensiva reazionaria in questo tipo, nelle misure invece che riguardano il contenimento del virus, insomma tutto quello che è stato fatto rispetto alle restrizioni delle libertà personali, ecco, io non credo che possiamo appunto parlare di un'offensiva reazionaria in una situazione storica in cui invece abbiamo visto che a partire da questa emergenza e dal dibattito su che cosa debba essere chiuso, su che cosa debba continuare a produrre e in quali condizioni, c'è stata una ripresa straordinaria della lotta di classe a livello internazionale. E quindi siamo in una fase storica molto diversa di quella che ha preceduto
l'avvento al potere di regimi fascisti, proprio perché la classe operaia non è in una situazione di passività e dopo aver subito una sconfitta, ma è in una situazione in cui appunto sta tornando ad essere protagonista e in maniera diffusa a livello internazionale. Si potrebbe obiettare che però ci sono regimi particolarmente autoritari, come per esempio quello di Orban in Ungheria, che effettivamente ha sì dei tratti bonapartisti, se pensiamo al controllo dei mezzi di comunicazione, anche degli organi giudiziari, al fatto che controlla 2/3 del Parlamento senza aver avuto la maggioranza dei voti nelle elezioni e adesso appunto con l'emergenza coronavirus, appunto il fatto che si è dato pieni poteri a tempo illimitato. Però anche qui dobbiamo andare a vedere quali sono anche le basi del consenso che comunque è riuscito a tenere, in particolare in determinate aree del paese, quelle più depresse, dove comunque ha potuto portare avanti per tutto un periodo delle politiche di sussidi, di aiuti sociali, di lavori socialmente utili, che appunto gli hanno garantito un appoggio nelle aree più depresse del paese. Ma tutte queste politiche hanno avuto delle basi materiali molto precise, e cioè da un lato gli aiuti che arrivavano dall'Unione Europea e dall'altro i legami economici con la Germania che in qualche modo hanno fatto da traino rispetto all'andamento comunque positivo per tutto un periodo dell'economia ungherese. Ora, queste basi materiali oggi vediamo che sono destinate, anzi si stanno proprio esaurendo, non da ultimo perché la Germania non è più la locomotiva d'Europa, ma anzi la crisi che sta precipitando, catalizzata dall'emergenza sanitaria, ma che era una crisi che già si stava preparando da tempo, vede la Germania tra i paesi messi peggio e quindi questo elemento di traino anche per economie come quella ungherese, che ha garantito appunto a Orban dei margini di manovra, oggi non c'è più. Non solo, ma comunque abbiamo visto sotto il suo governo anche delle mobilitazioni operaie importanti, come quelle contro la legge sulla schiavitù, che aumentava in maniera indiscriminata il numero di ore straordinarie che i padroni potevano richiedere ai lavoratori, proprio per incentivare gli investimenti dall'estero. Ci sono state mobilitazioni importanti che non sono confluite in uno sciopero generale, per quanto questa parola d'ordine è tornata all'ordine del giorno, principalmente per il mancato ruolo delle direzioni sindacali, ma appunto anche in Ungheria comunque abbiamo visto uno sviluppo di mobilitazioni attorno appunto ai temi cari ai lavoratori e alla lotta di classe. Non solo, ma anche quando si parla un po' di elementi come Orban, come elementi che destabilizzano comunque l'Unione Europea la vivibilità all'interno appunto delle istituzioni europee, in realtà gli scontri che si hanno con l'Unione Europea hanno, come dire, sono molto sulla superficie, molto all'apparenza. Uno, perché comunque, come sappiamo, il suo partito fa parte del Partito dei Popolari Europei e tutte le volte che c'è stato bisogno di essere affidabile non ha mai fatto mancare il proprio appoggio, non da ultimo all'elezione di Ursula von der Leyen a capo della Commissione Europea. Ma reciprocamente abbiamo spesso visto, sì, che ci sono state manifestazioni di indignazione, appunto anche ultimamente per le sue misure, le sue politiche reazionarie, dopodiché queste manifestazioni di indignazione sono sempre rimaste appunto tali, non sono mai andate oltre.
In realtà, appunto, quello che vediamo, anche per quanto riguarda i partiti di destra, come il Front National, ma anche la Lega, è che soprattutto ultimamente si è molto ammorbidita la retorica e il programma contro l'Unione Europea, che appunto nel caso della Le Pen è passato da una netta contrarietà appunto ad una posizione per l'uscita ad una posizione per la riforma. Anche Salvini ha riveduto appunto le posizioni più radicali contro l'Unione Europea e appunto ha anche cancellato dai muri della sede della Lega gli slogan per l'uscita dall'euro. In realtà, molti di questi partiti negli ultimi anni hanno cercato di accreditarsi come dei partiti affidabili, dei partiti credibili per poter portare avanti le politiche e gli interessi delle classi dominanti dei rispettivi paesi. La Le Pen in Francia l'ha fatto in maniera molto sistematica, anche epurando dal partito gli elementi più radicali di destra, a partire dal padre, e in un processo che è stato chiamato de-diabolisation, cioè appunto di andare a togliere quella immagine demoniaca e renderla invece più accettabile e più compatibile appunto con un partito che si candida a poter governare. E rimane il fatto che, nonostante appunto queste operazioni di in qualche modo ripulirsi da un'immagine particolarmente becera, mantengono queste formazioni politiche una fortissima capacità di provocazione nei confronti soprattutto delle giovani generazioni, dei giovani di sinistra, ma anche dei giovanissimi non ancora politicizzati, che spesso sono stati appunto mossi a mobilitarsi e a scendere in piazza proprio in risposta alle provocazioni dei partiti di destra. E appunto questa cosa la si è vista molto chiaramente anche qui in Italia, nelle manifestazioni contro Salvini che ci sono state anche pochi mesi fa. Ora, come dicevo prima, l'emergenza coronavirus ha portato a galla tutta una serie di punti che per noi sono sempre stati centrali nell'analisi della situazione e che in qualche modo per un periodo sono stati sotto traccia, oggi invece appunto sono emersi in maniera particolarmente netta. Appunto, in primo luogo, la ripresa della lotta di classe a livello internazionale, a partire oggi, appunto, dalla questione del blocco e delle attività produttive che devono continuare e che invece devono chiudere per contenere il contagio. Ma a breve vedremo come tutte le misure messe in campo per contenere questa situazione verranno fatte ripagare dai lavoratori nella misura in cui si finanziano con il debito e quindi avranno come conseguenza una serie di politiche di austerità che riporterà di nuovo all'ordine del giorno la necessità della lotta di classe. E per cui ci troviamo in una fase in cui, per quanto come spiegato precedentemente, i paragoni con le fasi che hanno preceduto l'ascesa del fascismo sono assolutamente fuori luogo. E in ogni caso, lo studio delle esperienze storiche ci serve oggi per capire quali sono i compiti di fronte a noi. Perché appunto è vero che oggi la lotta di classe è di nuovo all'ordine del giorno,
Ma è anche vero che appunto l'esperienza storica ci insegna che il fascismo è riuscito ad andare al potere laddove le occasioni rivoluzionarie sono rimaste tali, sono rimaste occasioni che non hanno portato all'abbattimento del capitalismo e ad un regime che funziona in maniera completamente diversa, ad un regime socialista che mettesse appunto il potere nelle mani dei lavoratori. E quello che ha determinato appunto il fatto che queste occasioni rivoluzionarie non siano state vittoriose è stata la mancanza di partiti rivoluzionari che potessero guidare la classe operaia alla presa del potere. Partiti di massa del proletariato c'erano, ma appunto non hanno giocato questo ruolo, anzi hanno contribuito appunto a determinare la sconfitta di queste occasioni rivoluzionarie. E quindi oggi è questo il tema, oggi che la lotta di classe torna all'ordine del giorno e che l'inadeguatezza di questo sistema a garantire anche solo condizioni di vita dignitose per la maggior parte della popolazione a livello mondiale è stata messa a nudo dall'emergenza sanitaria, ecco oggi l'esigenza di un partito rivoluzionario che possa condurre all'abbattimento del capitalismo appunto si pone in termini particolarmente urgenti ed è per questo che noi siamo impegnati giorno dopo giorno nella nostra attività politica come militanti di Sinistra Classe Rivoluzione, come militanti in tutti i paesi del mondo della tendenza marxista internazionale.